Collegando, buongiorno a tutti. Attendiamo qualche minuto prima di cominciare perché così diamo il tempo a tutti i colleghi di accedere all'aula. Buongiorno Daniela, Francesca, Barbara, buongiorno a tutti. Allora, vedo che vi state scrivendo, per ora siamo 17, dovremmo essere in tutto una cinquantina di partecipanti. Siamo solo a quota 17, quindi attendiamo ancora 5-10 minuti per attendere che tutti entrino effettivamente. Allora, vedo Eva, Francesca, Giuseppe, Isabella, Laura, Olivia. Piano piano stanno entrando tutti. Buongiorno, buongiorno da Bologna, da Trieste, Sardegna. Quindi oggi facciamo questa giornata sulle lezioni del prossimo anno. Intanto vi volevo ricordare sempre che noi abbiamo sempre questo strumento a disposizione. Se avete voglia di organizzare un webinar, di proporre un argomento con un relatore, noi siamo a disposizione. Come sapete, finora noi stiamo organizzando il webinar sui finanziamenti europei, dove essenzialmente facciamo così un po' un riassunto di quelli che sono stati i finanziamenti fino ad ora. Però stiamo già dando anche una prospettiva su quelli che sono i finanziamenti nel futuro periodo di programmazione. Però potremmo anche affrontare delle altre tematiche. Se avete quindi argomenti da proporre, sarebbe interessante confrontarci su questo. Anzi, ne approfitto per chiedervi, visto che avete la chat a disposizione, avete qualche tema che voi vi sta a cuore, che vorreste vedere affrontato nei prossimi mesi? Perché in tal caso ci potremmo lavorare. Ne approfitto anche per ringraziare i miei colleghi dello Europe Direct e principalmente anche tutto lo staff che si occupa di gestire le nostre aule, perché il webinar è diciamo, uno strumento abbastanza semplice, ma dietro c'è un grande lavoro di organizzazione, perché bisogna gestire gli inviti, le mailing, e quindi volevo cogliere questa occasione per ringraziare tutti i miei colleghi. Siamo a quota 22, ci prendiamo ancora 5 minuti di tempo per permettere ai partecipanti di accedere. Genova, vedo, c'è Cinzia, ancora un po' di pazienza, perché chiaramente c'è qualcuno che fa sempre qualche minuto di ritardo, però arriviamo almeno a una trentina di partecipanti e poi casomai cominciamo se siete d'accordo. Per ora diciamo che vi stavo raccontando che noi abbiamo organizzato questo ciclo di webinar sui finanziamenti. Finora abbiamo fatto le fonti di informazione, abbiamo parlato dei fondi strutturali, del pilastro europeo per i diritti sociali. Ora ci prenderemo una pausa fino a fine giugno perché, come forse anche per molti di voi, noi abbiamo un periodo in cui dobbiamo consumare le ferie dell'anno precedente e quindi che dovrebbe essere entro il 30 giugno. Quindi ci prendiamo questo piccolo periodo fino a fine giugno per permettere ai colleghi di andare in ferie e poi pensavamo di proporre ancora qualche webinar fino a fine luglio dove volevamo parlare dei programmi comunitari di questo periodo di programmazione con un accenno anche al futuro e poi di assistenza esterna, quindi tutti quei programmi come lo strumento di partenariato, lo strumento di vicinato. Non so se riusciremo a fare in tempo a farli tutti e due entro fine luglio, altrimenti qualche puntata si farà a luglio e qualche altra puntata invece la faremo a settembre.
Ne approfitto anche per annunciarvi che a fine settembre organizzeremo qui a Roma la conferenza stampa di lancio della manifestazione Bici in Rosa, che è questa pedalata per la prevenzione del tumore al seno. E in questa occasione parleremo anche di salute, sport e salute. E se ci riesce, quindi a contattare i punti di contatto nazionale dei programmi comunitari, volevamo parlare anche di finanziamenti europei nel settore dello sport e della salute. Questa però sarà un evento in presenza che probabilmente faremo presso il Campidoglio se lo Europe Direct di Roma Capitale ci aiuta a cercare la stanza, ma mi hanno già detto di sì, quindi è una cosa che sicuramente si farà. Siamo ancora a quota 23. Quindi aspettiamo ancora 2 minuti e dopodiché io passerei la parola, anzi la passo già, la parola a Manuela Sessa che intanto può introdurre i lavori. Manuela, se sei collegata, Sì. cortesemente renditi visibile. Perfetto, io mi oscuro allora. Grazie mille Claudia, buongiorno a tutti. Io sono qui nell'ufficio della rappresentanza d'Italia della Commissione europea insieme ai colleghi del Parlamento europeo. Mi unisco ai ringraziamenti di Claudia e insomma, nei confronti del suo staff per l'ottima gestione di questi webinar. Infatti l'incontro di oggi si inserisce perfettamente in questo ciclo di incontri che la rappresentanza in Italia della Commissione europea sta organizzando insieme al Formez e appunto sulla piattaforma, grazie all'utilizzo della piattaforma gestita dal Formez, direi che è una gestione, un coordinamento perfetto. E questo strumento sta funzionando benissimo, insomma, una possibilità di fare formazione a tutti gli EDIC a costo praticamente zero, con un risparmio di tempo anche molto importante. L'incontro di oggi è molto significativo perché appunto si colloca, diciamo, tutti noi abbiamo partecipato all'AGM a Bruxelles, focalizzata appunto in il tema principale era appunto le elezioni europee. Sappiamo benissimo che il triennio che vi vede protagonisti, che vede protagonista la nuova rete Europe Direct, è un triennio molto importante, in particolare il 2019 sarà un anno caldo, abbiamo appunto degli appuntamenti cruciali, in primis la Brexit, appunto a seguire le elezioni europee e di conseguenza la formazione della nuova, la composizione della nuova Commissione europea. Quindi, è il momento davvero di giocare un ruolo molto attivo sul fronte della comunicazione. Purtroppo in Italia circa il 64%, ora non vorrei sbagliare, dei cittadini italiani pensa di non avere gli strumenti, cioè la propria voce non conti a livello europeo, quindi di non avere gli strumenti per interagire e influenzare le politiche europee. Questo non è vero, ci sono tanti strumenti, lo sappiamo benissimo, in primis appunto l'appuntamento delle elezioni europee è un momento fondamentale per coinvolgere la cittadinanza e per far sì che tutti i cittadini possano giocare un ruolo attivo e decisivo nel decidere l'Europa che appunto vogliamo costruire nel futuro, che sarà sicuramente un'Europa differente, ma che dipende dalle nostre scelte e dalla nostra consapevolezza, quindi di essere in grado di agire e di influenzare le decisioni politiche a livello europeo. Quindi il nostro sforzo, lo sforzo quindi sia nostro della rappresentanza che dell'Ufficio di del Parlamento europeo, che appunto di voi tutti EDIC, che siete il nostro braccio armato del territorio, il nostro principale punto di strumento di collegamento con i cittadini a livello locale e regionale, quindi il nostro sforzo deve essere, insomma, se vogliamo, molto più intenso in questo periodo, perché dobbiamo realmente far sensibilizzare appunto i cittadini all'importanza di andare a votare, perché
per far capire che non è soltanto appunto un voto, non si parla appunto di elezioni europee, non solo di elezioni del Parlamento europeo, perché è da lì poi che dipenderà il futuro dell'Europa che vogliamo. Dunque io non mi dilungo oltremodo, lascio spazio appunto agli interventi dei miei colleghi e in particolare ci tengo a passare la parola alla mia collega Lucia Pecoraro del Parlamento europeo, anche lei appunto vorrà fare un saluto e ho dimenticato di dire di portare i saluti da parte di Claudia, che purtroppo oggi non è qui con noi perché aveva un altro impegno, come sapete insomma lei è promotrice di questa, insieme a Claudia Salvi, insomma, di questo ciclo di seminari, di webinar, e quindi ci teneva molto, vi saluta, ma insomma, ha lasciato a me l'onere e l'onore di, insomma, di salutare e di introdurre questo webinar. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti, passo la parola a Lucia. Buongiorno a tutti, io sono Lucia Pecorario, sono all'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, appunto in vista dell'appuntamento delle elezioni del prossimo anno. In particolare lavoro con Valeria Fiore. Quindi ci tenevo a presentarmi, quindi lavoreremo anche insieme e ci tenevo soprattutto a portarvi i saluti di Valeria, che oggi non può essere fisicamente qui per un problema di salute, è molto dispiaciuta e ci teneva appunto a salutarvi e perché con lo spirito insomma segue questo momento di formazione e poi seguirà tutto il lavoro fino all'appuntamento dell'anno prossimo, insomma. Quindi questo, sono molto breve e passo la parola invece all'intervento di Gaia Manco, che entrerà nel merito della formazione di oggi. Ah. Sì, questo va bene. Lascio forse. Claudia vuole fare Claudia, vuoi fare tu un intervento prima dell'intervento di Claudia, di Gaia, scusami. Direi che possiamo procedere, no? Andiamo avanti con il secondo intervento. Va bene? D'accordo. Ok, va bene. Grazie. Allora, in questo momento porto avanti io la presentazione, Sì. giusto? Ah. Perfetto, allora in questo momento entriamo proprio nel vivo degli argomenti che tratteremo oggi. Io sono Gaia Manco, prima di tutto vi ringrazio di essere della vostra partecipazione, del vostro interesse nel lavorare tutti insieme per fare qualcosa di bello e devo dire anche di grande per le prossime elezioni. Io sono della direzione comunicazione del Parlamento europeo da Bruxelles. E in particolare faccio parte della squadra che si occupa di mettere in pratica, dal punto di vista del Parlamento, la campagna elettorale. E, però è più semplice dirvi, con il tono della nostra campagna, io sono Gaia e stavolta voto. E voi? Perché questo sarà il filo conduttore di tutta la nostra campagna, il fatto che ogni cittadino europeo prenda su di sé la responsabilità dell'Europa del futuro. La decisione che abbiamo preso di avere una campagna così diretta e così anche personale, quasi individuale, viene dalle considerazioni, dai dati che abbiamo, dal fatto che, come ha detto anche prima Claudia, gli italiani in particolare, devo dire, pensano che la propria voce non conti in Europa. Sappiamo che appunto più del 60% degli italiani ci hanno risposto che la loro voce non conta. La metà degli europei la pensa più o meno così, e un altro fatto particolare per l'Italia soprattutto è che molti italiani pensano oggi che non sono convinti che l'appartenenza all'Unione Europea sia una cosa positiva. Soltanto appunto il 40% degli italiani, di coloro che ci hanno risposto al sondaggio Eurobarometro, dicono sono convinti nel dire che sia una cosa positiva. A questo si aggiungono i dati sulla astensione. L'astensione è un fenomeno molto diverso nei vari paesi europei. In Italia è leggermente diversa rispetto ad altri paesi, nel senso che non è così alta come in altri paesi. Paesi,
ma comunque l'attenzione alle elezioni europee è più alta rispetto che ad altri appuntamenti elettorali. Mettendo insieme tutti questi dati, i dati sulle opinioni degli europei e poi andando nello specifico degli italiani sull'Unione Europea e sull'astensione, è stato individuato una parte di cittadini in tutta Europa, quelli che chiamiamo l'astensione debole. Cioè molte persone che si sono astenute, che non hanno partecipato alle precedenti consultazioni elettorali per ragioni tecniche, cioè perché non si sono ricordati che quel giorno c'erano le elezioni, perché si trovavano per motivi di lavoro o per motivi personali altrove, perché hanno dimenticato di cambiare la propria residenza e addirittura il 40% di tutti coloro che non hanno votato in Italia non hanno votato per ragioni tecniche e questi dati sono ancora più alti anche per altri paesi. E quindi sappiamo che c'è una mancanza di coinvolgimento. Questa astensione debole e questa sensazione che la propria voce non conti ci fa pensare che dobbiamo rivolgerci a ciascuno e dobbiamo rivolgerci a ciascuno attraverso voi, attraverso tutte quelle che sono le iniziative sul territorio. E questa campagna, essendo molto diversificata per paese, ha anche degli obiettivi particolari che per l'Italia sono la popolazione tra i 25 e i 39 anni, quelli che chiamiamo gli opinion leader, cioè le persone che hanno la cui opinione viene tenuta in considerazione particolarmente, come può essere ad esempio una dirigente in una piccola e media impresa, un professionista e gli studenti, perché sono proprio queste persone che possono in un certo senso coinvolgere più le persone intorno a loro e anche quelle categorie che non hanno votato. Pur in realtà avendo una affinità con l'Unione Europea. Ed è per questo che passiamo velocemente a quella che è la nostra piattaforma. Quello che chiedo io a voi oggi e che chiediamo a tutte le persone che incontriamo da qui nei prossimi 12 mesi è: questa volta voti? Questo è il nostro messaggio, questo sarà il messaggio anche della piattaforma quando sarà lanciata in italiano. Adesso vedete la prima piattaforma che abbiamo lanciato che è in inglese, che si chiama This Time I'm Voting. E quello che viene chiesto come primo impegno a chiunque abbia anche, sia interessato, magari abbia anche un dubbio, è di impegnarsi a dire sì, io voto. Questo è una base per attività digitali, quindi per impegnarsi ad esempio sui social a diffondere il messaggio e per impegnarsi invece anche dal punto di vista proprio, diciamo, nella vita reale, anche se io sono convinta che esista solo una vita reale, comunque per attività diciamo online e offline. Perché questo sito è la base per organizzare eventi, per informarsi di quello che succede non solo nel proprio paese, ma proprio nella propria città e nel proprio comune. E questo appunto dire stavolta voto è veramente il primo passo. Il viaggio, che durerà appunto i prossimi 12 mesi, è lungo. E avrà, se vedete, se riuscite a vedere, una mappa. Abbiamo fatto questa mappa che è una specie di carta del métro delle elezioni europee, in cui insomma, le varie fermate sono i vari passaggi dell'impegno che chiediamo a ogni cittadino. Ancora una volta, questa è una campagna che ognuno, senza che sia importante la propria professione, situazione o idea politica, può fare. Questo viaggio, che viene accompagnato appunto sia da un punto di vista digitale, soprattutto dalle strutture, da noi che siamo a Bruxelles, e dal punto di vista invece di eventi sul campo da voi con il supporto degli uffici di Roma e di Milano, è un viaggio che parte da prima di tutto dire sì, stavolta voto. A questo punto alle persone viene chiesto di compiere delle piccole azioni, diciamo in maniera incrementale. La prima cosa potrebbe essere condivido su Facebook che io voterò. Una volta che si è fatto questo piccolo primo passo, si può chiedere di magari creare un messaggio personalizzato.
e di inviarlo magari via email o via messaggio alla propria famiglia. Vediamo che man mano si possono avere gradi diversi di impegno e a seconda dei gradi diversi di impegno identificheremo coloro che possono essere dei coordinatori, cioè delle persone comuni, appunto non importa qual è la loro professione, la loro, se hanno delle idee appartenenti politiche, che vogliono portare avanti la campagna nel loro proprio comune, organizzando ad esempio un incontro nella biblioteca locale, o organizzando una festa, perché no, un barbecue. Per quindi coinvolgere altri a dire semplicemente stavolta voto. Poi, questa è più un'anteprima, successivamente avremo qualcosa in più che sarà stavolta voto per. Ognuno di noi ha un motivo diverso di votare alle elezioni ed è giusto che ognuno di noi abbia la possibilità di esprimerlo. E la domanda che secondo me viene molto spontaneamente è: ma la gente ha voglia di dirvelo, di dichiarare che voterà oppure no? In realtà quello che stiamo vedendo, e siamo partiti soltanto da 15 giorni oggi, perché siamo partiti il primo giugno, è sì. Stiamo ricevendo moltissime risposte positive di persone che prima, ad esempio, sui social media ci dicono questa volta voterò e che vogliono fare di più. E che quindi potrebbero essere o sostenitori o sostenitrici, significa coloro che partecipano agli eventi, che vengono agli eventi informativi e ricevono informazioni, oppure volontari o volontari, cioè persone che potranno aiutare noi, aiutare voi ad organizzare un evento, perché nel momento in cui organizziamo ad esempio una mostra fotografica, ci sono anche tante cose pratiche alle quali dobbiamo pensare, cioè chi verrà ad allestire la mostra, chi si occuperà di che ci sia da mangiare e da bere per tutti. E poi c'è un livello più, diciamo, elevato, quasi fosse una specie di gioco, parliamo anche di gamification della campagna, cioè i coordinatori, coordinatrici, cioè quelle persone che hanno un impegno, che vogliono mostrare un impegno talmente grande che dicono: ma io ho un'idea. Io farò un gruppo locale nel mio comune, oppure io farò un gruppo locale nella mia università. E anche di queste, senza aver ancora chiesto ai cittadini che questo tipo di impegno, le risposte che riceviamo sono già queste. Ora, queste sono solo per darvi un'impressione, avete dei cuori dappertutto perché sono molto contenta, devo dire, dei messaggi che stiamo già ricevendo dalle persone, dei messaggi di affetto che riceviamo direttamente alla casella di posta della campagna, che è contact at this time I'm voting. Di persone che ci dicono: grazie, voglio fare qualcosa anche io. Ho pensato di organizzare di creare una pagina Facebook. Oppure ci chiedono: io voglio organizzare qualcosa di concreto. Posso avere del materiale? Posso avere una sala? Voglio organizzare una piccola riunione. E queste sono tutte proposte che vengono dal basso e che ci fanno ben sperare per il futuro, perché sappiamo che voi sapete meglio di noi cosa organizzare nel vostro territorio e i cittadini sanno meglio di tutti che cosa vogliono. E per questo quello che noi possiamo, diciamo, offrire dalla nostra parte, quello che facciamo da Bruxelles, è gestire questa piattaforma. Ogni settimana ci saranno nuove lingue in cui questa piattaforma è disponibile e naturalmente sarete informati attraverso l'ufficio di Roma quando sarà disponibile il sito in italiano, che renderà ancora più semplice lo scambio con i cittadini. E ci occupiamo di creare questo viaggio digitale, quindi un'azione dopo l'altra ogni settimana per, se chi si è iscritto adesso, anche 12 mesi. Veniamo dove volete a parlarvi, a raccontarvi di perché crediamo in questa campagna e forniamo i supporti per formare coloro che vogliono diventare i nostri leader, i coordinatori locali e naturalmente forniamo attraverso i colleghi di Roma il supporto anche logistico e di contenuti. Quello che viene fatto in particolare dai nostri colleghi a Roma, ma non solo a Roma, io direi a Roma, ma a Milano naturalmente, a Trapani, Savona, Venezia, Cagliari, questa è la campagna più decentrata che ci sia. E la cosa che viene fatta è, prima di tutto bisogna individuare chi è il miglior coordinatore e questo lo sapete voi, ci potrebbe essere una persona che è impegnata nelle attività studentesche, nel volontariato. Seconda cosa, una volta che abbiamo un gruppo di persone motivate a diventare leader, bisogna organizzare degli eventi,
per spiegare la campagna e per soprattutto ascoltare quali sono le loro idee, come vogliono metterla in pratica. Oltretutto l'ufficio di Roma si occuperà di gestire i dati locali e naturalmente la pagina italiana, gli eventi italiani e tutto quello che è, diciamo, fisico, quindi di organizzare l'evento che una volta sarà a Modena, una volta sarà a Bari. Questi sono i principi, diciamo, le grandi linee. Sono tenuta abbastanza breve, spero. Perché tutto questo lo possiamo fare solo se lo facciamo con voi. Quindi io quello che vorrei sentire da voi, se è possibile, quali sono i vostri dubbi e quali sono le vostre idee per organizzare degli eventi fra persone, fra cittadini che sono interessati, curiosi, ancora dubbiosi, ma che forse vorrebbero fare qualcosa. E quindi vi lascio spazio alle domande perché questo lo possiamo fare soltanto con voi, quindi vorrei sentire voi come lo volete fare e Maurizio ci darà qualche indicazione in più su come potete coordinarvi e cosa vorremmo fare insieme a partire da Roma. E per ora vi ringrazio e naturalmente iscrivetevi al sito e anche sulla pagina, sulla presentazione. Grazie. Intervengo solo un secondo prima di lasciare la parola a Maurizio Molinari. Chiaramente noi possiamo mettere a disposizione lo strumento del webinar, calcolando che il Formes è un ente che si rivolge principalmente alle pubbliche amministrazioni, i nostri utenti sono le pubbliche amministrazioni, potremmo appunto organizzare un webinar dove poi utilizziamo le pubbliche amministrazioni come moltiplicatore dell'informazione a livello locale. Lascio ora la parola al dottor Molinari. Grazie, allora lascio spostare o semplice, veloce, buongiorno a tutti, mi sentite? Io mi chiamo Maurizio Molinari, sono diciamo un po' un intruso qui, sono il responsabile media del Parlamento europeo in Italia, faccio diciamo, sarò veramente breve, Gaia è stata già breve, io sarò brevissimo, vi ruberò 5 minuti, parlo diciamo sia per quanto come responsabile media, sia un po' a nome di Valeria che come vi accennava prima Lucia, Valeria Fiore purtroppo non è potuta essere fra noi. Ho una presentazione che seguirò così molto a spanne. Io volevo dire una cosa come premessa. Voi siete veramente come Europe Direct il perno centrale della campagna più decentrata che si sia mai fatta in occasione delle elezioni europee, nel senso che il nostro scopo, come un po' vi accennava Gaia, è perdere il controllo su questa campagna. Quindi fare in modo che siate voi veramente, darvi degli strumenti per essere voi veramente i gestori di questa campagna. Se la campagna non andrà bene, chiederemo alla Commissione di chiudere tutti i centri Europe Direct. Scherzi a parte, avete tutta un'estate con i mondiali senza l'Italia, quindi non c'abbiamo neanche la scusa, però cominciate a pensare a come, voglio dire, se non possiamo di fare Italia, cerchiamo di fare tutti insieme Europa. E di organizzare insieme delle cose un po' anche più innovative possibili. Gaia pensava, voglio dire, questo sito di Stime and Voting, stavolta voto sarà poi in italiano, a cui vi dovete iscrivere tutti. Se non vediamo almeno altre 50 iscrizioni italiane oggi, vuol dire che abbiamo fallito, vuol dire che ci cacciano via noi. Quindi, per favore, fatelo, se no ci licenziano. Iscrivetevi, fate poi ognuno, Gaia, questo non mi ricordo se l'ha accennato, ma ognuno quando si iscrive ha un link tipo quello che ti danno su The Fork, su Uber, per invitare gli amici, hai proprio il tuo link personale da recruiter, da persona che puoi invitare amici, familiari, conoscenti per strada, gente incontrata sull'autobus,
condividendo il vostro link potete poi scalare la classifica dei top recruiter. Quindi, voglio dire, voi siete in una posizione privilegiata come Centri Europe Direct e come europeisti, perché noi ci rivolgiamo proprio agli europeisti convinti, ma magari non mobilitati. Quindi, veramente, chi più di voi, proprio ecco, e dicevo, eventi innovativi, cioè dal classico refrain Votantonio, che non era Tajani ma era Totò, non lo so, organizzare eventi che possono essere sì, conferenze, ma anche, non lo so, tornei di calcetto per l'Europa, o maratone, magari sì, non d'estate con 40 gradi, ma insomma, eventi sportivi, eventi culinari, sfilate di moda, esibizioni di animali, cioè veramente scatenate proprio la fantasia, non ci limitiamo a mettere la gente davanti a una platea a farli ascoltare. Siamo convinti, sento questa convinzione, io parlo a livello personale, ma la sento anche qui nel Parlamento, parlando con i colleghi, la vedo un po' anche sui media, che nei confronti di una campagna o di forze euroscettiche o eurocritiche molto forti, che però basano le loro principali argomentazioni su questioni di pancia, o noi in questa campagna diamo l'idea di un'Europa che fa ridere, fa sorridere, fa sognare, o noi la perdiamo. Se noi basiamo la campagna solo sulle cifre, diciamo che l'Europa ha accolto tot numero di migranti, o che gli arrivi sono diminuiti di tot, o che la crescita è al 3% invece prima era all'1%, abbiamo già perso. Se noi facciamo ridere un po' la gente, la facciamo sognare, la facciamo emozionare, la facciamo pensare, allora voglio dire, forse abbiamo una possibilità di provare ad arginare questo scetticismo nei confronti dell'Europa, che sicuramente tutti o molti pensano che vada cambiata, e anche giustamente, ed è per questo che abbiamo creato l'hashtag stavolta voto per, poi speriamo che non ci dicano stavolta voto per la Le Pen, perché sennò comunque sul sito del Parlamento Europeo, dell'ufficio di collegamento del Parlamento Europeo in Italia, ci saranno poi anche una lista Twitter e anche di altri social media su, per quanto riguarda gli account principali che sono attivi nella campagna. Quindi voi spero rientrerete in questa lista, perché vorrà dire che siete molto attivi, e questo servirà a chi vuole orientarsi, dire: ma io ho sentito parlare di questa campagna, stavolta voto, ma dove mi devo rivolgere per attivarmi, per partecipare agli eventi? E noi daremo questi riferimenti. Gli Europe Direct in particolare hanno, diciamo, secondo noi, tre compiti: sono suggerire, organizzare e dare la disponibilità. Suggerire, qua entro in un campo a me abbastanza familiare, per esempio, al di là di suggerire eventi, ma questo non è che li suggerite, li organizzate, e ripeto, non per noi è molto importante perdere il controllo, quindi non è che dobbiamo dare, non è che siamo i censori dei vostri eventi, anzi. Ma suggerire invece, voi conoscete molto meglio di noi i media locali, conoscete bene i media locali e sapete che un media locale può avere un impatto sui lettori, gli ascoltatori, gli spettatori di una certa area, città, regione, molto più forte di quello che può avere il media nazionale. Allora, aiutateci a individuare delle storie carine da diffondere ai media locali, contattateci, poi alla fine vi do i miei riferimenti, magari non ho, diciamo, un biglietto, ma poi comunque trovate tutto sul sito dell'ufficio, sul sito del Parlamento. Aiutateci a, se noi individuiamo delle storie, anche a venderle poi ai media locali. Aiutateci a, noi faremo dei seminari stampa, adesso ne abbiamo previsti tre o quattro quest'anno e ne faremo almeno un altro paio l'anno prossimo, prima delle elezioni. Tra l'altro, vi dico, le città, diciamo, coinvolte sono per ora Milano, Verona, Firenze o Prato, adesso vedremo, Pescara o L'Aquila e Napoli e Palermo, fra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Poi contatteremo gli Europe Direct di riferimento, però anche voi, insomma, siate proattivi, nel senso, se avete delle cose da segnalare, segnalatecele pure. Al di là dei media locali, per esempio, un'altra cosa che è molto importante: se voi sapete di persone, di
come li chiamano adesso influencer, perché insomma una parola, ormai parliamo solo per termini inglesi, però insomma se sapete di persone che in una determinata area geografica quando fanno qualcosa sono molto seguiti, segnalateci, perché noi siamo alla ricerca di testimonial, alla ricerca di gente che ci può, non so, per esempio mi viene in mente se c'è lo Europe Direct di Firenze, non so se c'è. Io vedo le canzoni che fa Lorenzo Baglioni, che è questo qui che ha fatto, che è andato anche a Sanremo, fa le canzoni didattiche, ha fatto le canzoni tutto il 2017 in meno di 2 minuti. Ma perché non fargli fare una canzone tutta, spiegare l'Europa in meno di 2 minuti? Lui è simpatico, fa ridere. A Firenze penso sia comunque una persona che ha parecchio, fatto varie canzoni anche sulla Fiorentina, tra il serio e il faceto. Insomma, faccio solo un esempio, ma di queste personalità, fra blogger, youtuber, cantanti più o meno famosi a livello locale, ce ne sono tantissimi, segnalateceli, perché noi, la gente la mobilitiamo in questo modo. Quindi, vabbè, suggerisco, sono un po' lungo, gli altri due li tengo molto più brevi. Organizzare, abbiamo già parlato prima, non c'è niente da dire, organizzate qualsiasi cosa, veramente, cose. Cioè, cerchiamo insieme di pensare a cose belle, a cose innovative, a cose non troppo già fatte, anche se poi nessuno si inventa niente. Dare la disponibilità, oltre ai seminari che noi faremo per la stampa, faremo diversi altri eventi locali, proprio per cercare di reclutare volontari per il Ground Game. Magari noi saremo noiosi e faremo eventi, no, non lo so, spero di no, insomma. Però dare la disponibilità, quindi dare la disponibilità se potete a collaborare anche agli eventi che noi magari vi proporremo e che noi verremo a organizzare nella vostra zona. Detto questo, penso che più di questo non spero, il mio voleva essere solo veramente un po' un discorso un po' per motivare, tanto tutte le informazioni le date Gaia, quindi andate su thistimeimvoting.eu. Chiudo semplicemente dandovi i miei contatti e quelli di Valeria. Allora, la mia mail è maurizio.molinari, come direttore della stampa, ma non siamo parenti. Chiocciola epempoli.europa.eu. Ripeto, maurizio.molinari@epempoli.europa.eu. Valeria Fiore è uguale, valeria.fiore e poi chiocciola epempoli.europa.eu. La mail dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia è EP, sempre Empoli Palermo, Italia, tutto attaccato, quindi epitalia@ep.europa.eu. Avete tutti i contatti, per qualsiasi cosa io posso lasciarvi anche il mio cellulare, quello di Valera non me lo ricordo a memoria, ma intanto è 339-5300-819. Io ringrazio tantissimo la Commissione, la rappresentanza d'Italia della Commissione Europea per averci ospitato. Una cosa forse che non abbiamo sottolineato, questa è una campagna che dobbiamo fare. Molto spesso in passato c'erano cose tipo ah, questo lo fa la Commissione, questo lo fa il Parlamento, una logica che secondo me è veramente proprio sì stupida, perché questa campagna o la vinciamo insieme o la perdiamo tutti, quindi non ha veramente senso. Tanto è vero che il logo della campagna sarà la bandiera dell'Unione Europea e noi dobbiamo cercare di farlo tutti insieme questa campagna. Quindi ringrazio la Commissione, uno, la rappresentanza in Italia. Uno, per averci dato la possibilità di parlare stamattina. Due, per la grande risorsa che sono i centri Europe Direct e che ogni volta ci danno la possibilità di collaborare insieme. E ringrazio Formex per questo strumento che ci mette a disposizione, questi webinar che sono effettivamente una possibilità molto semplice, snella e spero utile di confronto. Sia io che Gaia, che Manuela, che Lucia restiamo a disposizione se avete delle domande. Sì, ci sono in effetti, mi intrometto, ci sono in effetti allora delle domande. Dunque, leggo, è possibile già da ora avere un banner da inserire nelle nostre mail edic personali che rimande alla piattaforma hashtag stavolta voto? Allora, non è, se questo non ci fa naturalmente, prima di tutto grazie per questa domanda e proposta. Per il momento, siccome non abbiamo ancora lanciato il sito stavolta voto in italiano, non abbiamo del materiale di comunicazione in italiano. Quello che potete fare già da oggi è prima di tutto iscrivervi
mettere proprio il link personale di cui parlava Maurizio, che ricevete al momento dell'iscrizione, in tutte le vostre email. Quello che suggeriamo è, ad esempio, invece di avere un banner, quindi una cosa più istituzionale, è di avere una frase alla fine della vostra email che dice: io voto alle elezioni europee del 2019 e tu e il link, che sia una cosa più, diciamo, informale e meno istituzionale possibile. Ok, e poi chiedono di ripetere il numero di cellulare di Maurizio. 339 5300 819, ripeto, 339 5300 819. Disponibile su appuntamenti dalle 7 alle 19. No, scherzo. Grazie Maurizio. Poi Francesco Di Crescenzo chiede: i numeri per parlarvi sono quelli di Roma o Milano? Allora io vi chiedo comunque di fare riferimento per il momento sempre a me, quindi scrivere sempre all'indirizzo funzionale della rete Europe Direct, e poi vi invieremo tutti, insomma, i riferimenti e le persone di contatto, quindi nel caso di Gaia, di Maurizio, comunque del team che potrà seguirvi. Quindi per qualsiasi richiesta, per qualsiasi cosa, continuate a fare riferimento insomma, a noi, a me e a Claudia, però mi raccomando, ne approfitto per ricordarvi e chiedervi gentilmente di scrivere sempre e di rivolgere sempre ogni richiesta alla mail funzionale degli EDIC, quindi o non solo alle mail private mie e di Claudia. Ci sono ancora, Facciamo una Claudia Salvi che voleva tecnica, siccome ho prendere la capito che parola. ci sono Vai, stati dei Claudia. problemi di accesso per alcuni dei partecipanti, volevo solo dire questo e stare tranquilli, si hanno perso la prima parte della presentazione perché noi tra qualche giorno renderemo disponibile sulla pagina dell'evento, cioè la pagina attraverso la quale vi siete registrati, sarà disponibile la registrazione, quindi potrete seguire l'evento diciamo registrato e in più metteremo a disposizione anche le slide che sono state proiettate. Quindi questo. Vedo che c'è ancora una domanda, vi lascio la parola. Sì, grazie. C'è una domanda di Alessandra Tuzza, che appunto dice: avendo già aderito come volontario alla campagna, sto veicolando tra tutti i miei contatti il link Facebook della campagna. Inoltre, avendo in corso il primo evento con i giovani il prossimo 29 giugno, potremmo prevedere un vostro contributo? Maurizio, vuoi? Allora, sì, ci scrivete e vediamo in che modo possiamo esservi. Diciamo che il 29 giugno è un po' a ridosso, però cerchiamo con le risorse che abbiamo in ufficio, anche ne parliamo con Valeria e con gli altri colleghi, di magari avere una presenza, se possibile, in fisica e se no magari possiamo mandare un videomessaggio. Poi possiamo parlare insieme del tipo di contributo che meglio si addice. Non so se posso chiedere a Alessandra, ad esempio, giusto proprio perché parlavamo di idee, che cosa farete in questo evento per i giovani? Perché ancora più importante della nostra presenza, che comunque cercheremo di assicurare in qualsiasi modo, perché vogliamo far vedere che il Parlamento, che le istituzioni ci sono, però che cosa avete pensato per questo evento? Non so se Alessandra ci può scrivere. Vediamo se riesce a risponderci adesso, o comunque Alessandra ti chiedo poi di mandarmi una mail e se hai segnato gli indirizzi mail di Gaia, di Maurizio, puoi mettere anche loro in copia, così insomma vediamo cosa possiamo fare per il 29. Vediamo, scrive: sarà un dibattito con leader politici e europarlamentari e chiaramente con noi, insomma, del team. Allora, se posso dare un suggerimento per questo tipo di eventi, lo sappiamo dai dati, anche dalla nostra esperienza di vita di tutti i giorni, non sempre il politico è l'oratore, l'oratrice più apprezzato in questi eventi, talvolta l'esperto e spesso l'artista, come diceva Maurizio, può dare quel qualcosa in più all'evento, in modo che sia uno scambio, che l'evento sia il più possibile partecipativo, che non siano le persone che ascoltano altri dibattere, ma che ci sia lo spazio per tutti per dibattere e portare il proprio contenuto. E, vedo che c'è anche una domanda. Posso dare Sì, un altro certo. suggerimento sugli eventi?
prevedete sempre 5 minuti in cui parlate di questo sito, di questa campagna, di questo stavolta voto, di Stam and Voting. Chiedete esplicitamente alla gente che partecipa ai vostri eventi, qualsiasi evento sia, di iscriversi, di reclutare altri volontari. Quindi lasciatevi un momento, possibilmente non alla fine dell'evento, dove tutti sono un po' stanchi, magari, ma magari proprio all'inizio, quando l'attenzione è più alta, per promuovere sempre lo slogan, l'hashtag, insomma, il sito, le motivazioni della campagna e quindi anche la politica di reclutamento. Ad esempio, se pensiamo a un esempio, organizzate una proiezione, un evento cinema o magari cinema all'aperto, visto che siamo in estate, prima che cominci il film, immagine del sito e vi chiediamo, avete spento i vostri cellulari? Aspettate 2 minuti a spegnerlo. Prendete il vostro telefono, iscrivetevi, bene, fatto, ora spegnete il cellulare e godetevi il film. Qualsiasi di questi piccoli accorgimenti, perché veramente ci stiamo rendendo conto che basta poco per fare nascere l'impegno e appunto che molte persone sono passate, che non si sono accorte in qualche modo o nell'altro che era il momento di votare e di fare sentire la propria voce. Ora abbiamo ancora più domande, se ci fa piacere, Sì. voglio leggere la domanda. Allora, sì, magari le leggo io. Francesca Vianello chiede: possiamo promuovere il sito anche se ancora in inglese? Abbiamo un evento all'università il 26 giugno. Non è che dovete. Anche perché, questa è una mia mancanza, non ve l'ho detto, nel momento in cui voi vi iscrivete al sito, scegliete la lingua in cui volete comunicare con la campagna, con noi che animiamo la campagna, e tutti i messaggi sono già disponibili in 24 lingue, quindi potete scegliere una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e riceverete sempre tutte le informazioni, ad esempio in italiano. Quindi è soltanto una questione di tecnica, di piattaforma, perché insomma avere una piattaforma in 24 lingue richiede tempo, ma dietro ci sono persone da tutta Europa, quindi vi rispondiamo a tutti i messaggi in italiano. Ok, grazie. Passiamo alla prossima. Giuseppe Airò chiede dove è possibile recuperare i materiali quando saranno presenti in digitale e o in cartaceo. Allora, questo saranno, prima di tutto i vostri punti di contatto saranno Roma e Milano, dal loro sito e poi dalla pagina che apriremo per gli eventi in Italia. E penso che presto avranno anche i nostri materiali cartacei perché ad esempio c'è stato da poco l'evento per i giovani a Strasburgo, l'European Youth Event, in cui abbiamo avuto più di quasi 9.000 giovani che hanno partecipato e lì era possibile stampare delle proprie cartoline in cui si diceva questa volta voto per, stampare le proprie spille personalizzate sempre a tema This Time I'm Voting. Quindi immaginiamo che questo tipo di materiali attraverso Roma e Milano poi arrivano anche a voi. Ok, Claudia Salvi chiede, e questo mi unisco alla sua richiesta, vorremmo valutare un vostro coinvolgimento nella manifestazione Bici in Rosa che si tiene il 28 ottobre a Roma alle Terme di Caracalla. Senz'altro, tutte queste cose segnalatecele e noi cercheremo di esserci, ripeto, a tutto quello che realisticamente, cioè, speriamo di non poter Molto attivi, speriamo di non poter essere a tutto, però insomma segnalateci e comunque, come diceva Gaia, al di là del nostro coinvolgimento, che può essere, diciamo, simbolico, interessante, anche per conoscerci di persona, però l'importante è che poi le cose vengano fatte e che vengano fatte con questo, diciamo, grande ombrello che è la campagna. Poi dopo noi, appunto, nei limiti delle risorse che abbiamo, e dobbiamo anche lavorare anche da parte nostra, per esempio nello specifico io, per quel che riguarda i media, e quindi magari non potremo essere tutti, però mi sembra, ecco, questa cosa di Bici in Rosa è proprio una di quelle tipologie di eventi di cui parlavo, cioè Bici in Rosa, penso che insomma siano donne che vanno in bici Sì, non solo donne, ma Maurizio, siamo donne e uomini in bici per insomma, la lotta al cancro al seno, quindi super Ah sì, mi sensibilità, ricordo, tutte è vero, queste. Sì, è la seconda sì, edizione che mi faremo ad ricordo. ottobre. Ed è importante, insomma, proprio, ecco, partecipare anche in questo tipo di eventi. Poi se ce la facciamo anche noi fisicamente, meglio ancora. Però
Quindi segnalatecelo per favore, così almeno. Sì, adesso cerchiamo magari un modo per mettere a sistema tutte, insomma, queste richieste e valutare quei vari coinvolgimenti. Infatti anche Monica Motkei chiede, noi abbiamo un info day a novembre sulle elezioni, è possibile avere qualcuno di voi o europarlamentari? Sì, ripeto, io non vorrei che, come dicevo prima, cioè per noi l'obiettivo è lasciare il controllo a voi, quindi io capisco, insomma, che ci chiediate di esserci noi e cercheremo di esserci il più possibile, però non è questa la cosa importante. E gli europarlamentari, senz'altro, loro sono disponibili. Ripeto, valutate voi se siano, rispetto all'evento che fate, valutate anche se siano effettivamente le persone migliori da ospitare, oppure se magari vi convenga più avere un artista, cercate di, come si dice in inglese, pensare fuori dalla scatola. Cioè, è ovvio che una cosa legata all'Europa, l'oratore ovvio è il parlamentare europeo, ed è giusto che vengano coinvolti, e meno male che li coinvolgete e fatelo. Però poi pensate anche, insomma, un po', ecco, fuori dagli schemi, se... Ok, sì, Daniela Lanzotti chiede, per sostenere la campagna avremo anche qualche infografica sui contenuti, ad esempio su Dublino il Parlamento europeo ha fatto questo, oppure sul bilancio ha fatto quest'altro, eccetera. Allora, questa domanda, un'altra domanda, grazie Daniela, perché mi fa molto piacere. Sì, abbiamo da diverso tempo sviluppiamo dei contenuti in tutte le lingue per spiegare che cosa ha fatto il Parlamento europeo, qual è l'impatto del Parlamento europeo, in realtà delle istituzioni europee, nella tua vita di tutti i giorni. In particolare il Parlamento ha sviluppato una serie di schede informative che poi condivideremo anche con voi, che stiamo condividendo all'inizio con i nostri uffici, su quello che ha fatto il Parlamento, su un argomento particolare e in una regione particolare, quindi sarà più facile avere una scheda in cui saprò, ecco, questo è quello che ha fatto l'Unione Europea per Matera, questo è quello che ha fatto l'Unione Europea per il sostegno ai terremotati, questo è quello che fa l'Unione Europea per proteggere la qualità del cibo che mangiamo. E queste sono tutte informazioni che in questo momento stiamo sistematizzando, ma allo stesso tempo già sul sito, ad esempio, del Parlamento Europeo, lo puoi ritrovare nella mia presentazione, quindi europarl.europa.eu, nella sezione attualità, troverete ad esempio un dossier su che cosa fa l'Unione Europea per me. E sono una serie di video, di animazioni, di 30 secondi, che possono essere utilizzate come volete per spiegare cosa fanno gli europarlamentari, come funziona l'Unione Europea, come funzionano le elezioni, come vengono fatte le leggi europee, in una forma assolutamente fruibile da usare sui social, da usare prima di un evento informativo. E in ogni caso non esitate, se avete dubbi su dove trovare queste informazioni, non esitate a contattare me, Maurizio, Valeria. Come avete capito, i nostri indirizzi email sono tutti uguali, quindi anche il mio sarà lo stesso gaia.manco@ip.europa.eu, e noi siamo felici di rispondere, produciamo contenuti per quello. Usate il sito, i contenuti multimediali, tanto quanto volete. Un'altra cosa, nell'ambito di quello che diceva Gaia, quindi di una serie di schede in cui si spiegherà che cosa l'Europa fa in diversi ambiti per i cittadini, ci saranno anche una serie di schede, ci sarà proprio un'app che è in corso di sviluppo, in cui si potranno cercare i progetti che l'Europa ha portato avanti a livello locale, quindi una selezione di progetti divisi regione per regione, materia per materia, si potranno filtrare. Questi progetti sono potenzialmente, io spero, poi vedremo quando verrà lanciata l'app, molto interessante a livello dei media locali, perché se l'Europa ha finanziato un centro per il recupero dei cavalli con tre zoccoli, con uno zoccolo rotto, magari il giornale locale ne può parlare, per esempio. Se l'Europa ha finanziato un corso di formazione in pizzaioli stile Carlo Cracco, anche su quello, cioè voglio dire, sono tutte storie. Possa essere curiosità curiosità per i media locali, e in quel caso voi ci potete aiutare a venderli, insomma.
Grazie mille Maurizio, c'è un'altra domanda. Allora, Claudia, in realtà due, dunque Claudia Salvi chiede se c'è un, sarà realizzato anche un video oltre a questi contenuti appunto in formato scritto. E poi Olivia Zocco dice che sarebbe molto utile ovviamente ad averli quanto prima, quindi chiede informazioni sulla tempistica. Allora, questo appunto per i tempi adesso della app e di quando queste informazioni sono disponibili ad accesso libero, io non ne posso parlare perché non siamo noi, che ce ne, né io né Maurizio, che ce ne occupiamo direttamente, però ci proviamo, lo sappiamo che sono queste le informazioni che servono. Quindi in realtà già se fate un giro sul sito di informazione del Parlamento, trovate, ad esempio, Claudia ad esempio, chiedeva sulla salute, abbiamo diversi video che, informativi su quello che com'è l'assicurazione sanitaria, ad esempio in Europa, che è una cosa che ormai diamo per scontata, che invece è un grandissimo aggiunto vantaggio concreto per tutti. Vediamo se... Vedo che ci sono altri che stanno scrivendo, quindi... Presto arriveranno altre domande. Io intanto mi Ci segno tutte le sono vostre altre richieste, per domande? questo Sì, talvolta scompaio dal ne vedo video. altre. Claudia, non so se... Posso aggiungere un'altra cosa, che nell'ambito, parlavo prima dei seminari, diciamo, per giornalisti che organizzeremo, che in alcuni casi abbiamo anche organizzato, anzi in molti casi, negli anni passati in collaborazione con l'Europe Direct. Adesso cambieremo un po' il formato in vista delle elezioni, ma insomma, noi per questi seminari di cui ho parlato, il giorno prima di fare il seminario effettivamente per i giornalisti, vorremmo fare dei giri anche nelle redazioni dei media locali più importanti, quindi anche o magari raggruppare i media locali più importanti, direttori per esempio, in un posto, offrire un pranzo. Adesso questo vedremo volta per volta il formato, quindi vi preannuncio già che su questo chiederemo molto il vostro aiuto, sia per sensibilizzare i direttori di giornali, TV locali, radio, eccetera, eccetera, sia per magari organizzare insieme il pranzo, le visite nelle redazioni. Anche a livello logistico ci potrete dare veramente una grossa mano, quindi ci permetteremo di disturbarvi su questo, e spero insomma che non sia troppo, effettivamente troppo un disturbo. Ok, grazie Maurizio. Un'ultima segnalazione da Francesco Di Crescenzo che appunto vuole accertarsi. Dunque dice, se dovessimo trovare degli influencer locali di Instagram, YouTuber, eccetera, Instagram, YouTuber, eccetera, vi possiamo contattare e segnalarveli perché penso che quelli siano potenzialmente molto più virali. Certo, Certo, non è proprio. così, dovete di nuovo. Infatti poi aggiungo anche Angelita Campiani, sempre sullo Esatto. stesso argomento, dice che appunto le piace l'idea degli influencer e che raramente parlano di Europa ma di altri argomenti, tipo di moda o di videogame. Questo è vero ed è un problema con il quale noi ci siamo scontrati. In realtà non è necessario che l'influencer parli di Europa. Noi vogliamo l'influencer in quanto appunto una persona che ha delle opinioni che vengono seguite, che è un modello, soprattutto per i giovani, nel suo campo. Abbiamo cominciato da poco al Parlamento a veramente sperimentare e anche a divertirci con il rapporto con gli influencer. E se un influencer è un influencer appunto che parla di moda, va benissimo perché possiamo trovare tutti i punti di contatto con quello che l'Europa fa, ad esempio perché le persone non vengano sfruttate nel produrre il vostro vestito, oppure perché i materiali siano sicuri, o anche semplicemente perché il design, ad esempio il design italiano, venga rispettato e promosso. Non dobbiamo essere assolutamente seri, sempre seri, anche un influencer, molti ad esempio sono nel campo dei videogiochi. E noi fra poco abbiamo organizzato al Parlamento una conferenza sul patrimonio culturale e è prevista una esposizione legata, è un'esperienza legata ai videogame e stiamo cercando dei gamers che vengano a partecipare. Quindi non pensate a noi Europa e quindi è serio. No, no, moda, cibo, videogame, design, va bene tutto perché tutto fa parte dell'Europa. Poi lo troveremo insieme il modo di come effettivamente connettere la loro attività, dal loro principale campo di influenza con la campagna. Quindi questo non è un problema. Certo, di base ci deve essere comunque poi la disponibilità da parte dell'influencer a condividere un certo tipo di valori di base, perché se no dopo diventa un po' più difficile.
di Siena e l'università non Volevo la faccio chiudere, sapere se ci sono per altre domande oppure se sì, Claudia, possiamo riprendi terminare tu qui il la parola? webinar. Volevo solo capire questo, ma penso che sia finito perché non vedo altre domande. Allora, ricordo solo che la registrazione sarà disponibile tra qualche giorno sul sito. Vedo attraverso anche le mail che mi arrivano che qualcuno non è riuscito ad accedere, mi dispiace molto. Non so quale sia il problema. Perché vedo che però molti di voi siete, nonostante qualche difficoltà, siete poi riusciti ad entrare. A questo punto io direi di chiudere il webinar, se per voi va bene. Manuela, Maurizio, Gaia, va bene così? Ringrazio di nuovo anche i miei colleghi Sì, che... grazie veramente per questa opportunità. Grazie this time I'm a tutti. working. This time I'm voting. Adesso prima di chiudere il collegamento, se non siete ancora andati, andate sul sito e iscrivetevi. Poi D'accordo. vediamo se c'è stato un aumento delle iscrizioni in questa, in queste E ci vediamo 2 ore. prossimamente nel corso dei prossimi webinar. Va bene? Grazie. Arrivederci e grazie mille. Arrivederci. Grazie anche ai miei colleghi che ci hanno supportato in questo Perfetto. webinar. A presto. Ciao, grazie.